La nota di credito è un documento fiscale utile a stornare in tutto o in parte una fattura precedentemente emessa. Puoi creare una nota di credito se hai riscontrato errori nell'elaborazione della fattura. La tua fattura risulta non pagata o pagata parzialmente. In questo caso, concorda con il cliente l'emissione della nota di credito o per la risoluzione di un contratto. Con fatturazione elettronica di Aruba puoi creare una nota di credito con varie modalità. Ad esempio duplicando una fattura già emessa, importandola sul pannello o creandola come una fattura. Ti basta scegliere Nota di credito TD04 su tipo documento. In questo video approfondiamo la modalità di creazione automatica di una nota di credito, che ti consiglio di utilizzare perché ti permette di evitare la compilazione manuale del documento. Inoltre, non è necessario che verifichi se quella fattura ha già note di credito collegate che ne hanno stornato l'importo totale. Collegati al link fatturazioneelettronica.aruba.it e inserisci username e password per accedere al pannello. Scegli il menu Fatture inviate e controlla di aver attivato il filtro Documenti collegati da Vista colonne. Se la colonna è presente in tabella, potrai immediatamente vedere se vi sono note di credito collegate alle tue fatture inviate. Per emettere una nota di credito, cerca la fattura da stornare. Ricordati che puoi emettere una nota di credito solo se la fattura risulta emessa, quindi in stato accettata, emessa e consegnata o emessa e non consegnata. Scegli Azioni e poi Crea nota di credito. Visualizzi l'anteprima del documento. Clicca su Modifica per accedere alla schermata di creazione della nota di credito. Il tipo di documento è preselezionato su Nota di credito TD04 e non può essere modificato. Il sezionale proposto è quello che hai configurato come predefinito per le note di credito nelle impostazioni. Se non l'hai configurato, viene proposto in automatico lo stesso sezionale delle fatture. Su Dati cliente è preselezionato il cliente destinatario della fattura originale. Se modifichi il cliente con il pulsante Cambia cliente, viene eliminato anche il collegamento tra la nota di credito in creazione e la fattura di partenza. Non verranno invece eliminati eventuali riferimenti al documento di partenza, allegati, documenti collegati, causale, presenti nella nota di credito che stai creando. Puoi effettuare uno storno totale della fattura, cioè emettere la nota di credito per lo stesso importo della fattura originale. In questo caso, non eseguire alcuna modifica al documento e invialo direttamente a SDI. Se è attivo il modulo Incassi e pagamenti, una volta consegnata, sia la nota di credito che la fattura avranno come stato di incasso stornata. Clicca su Chiudi per chiudere la schermata o su Fatture inviate per accedere al menu. La conferma del collegamento con la fattura è indicata nella specifica colonna Doc Call, ossia Documenti collegati, presente in tabella. Nella colonna visualizzi fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se hai più di 3 note di credito collegate alla stessa fattura, vai alla sezione Documenti collegati per vederle. Se vuoi fare uno storno parziale di una fattura, cioè emettere la nota di credito per un importo inferiore a quello della fattura originale, modifica il prezzo di uno o più prodotti o elimina i prodotti che non intendi stornare. Quindi inviala a SDI. In questo caso, una volta consegnata, se il modulo Incassi e pagamenti è attivo, la nota di credito avrà stato di incasso stornata, ma lo stato di incasso della fattura non verrà modificato. Dovrai aggiornare manualmente le rate di pagamento che desideri, in base agli accordi che avrai preso con il tuo cliente. Puoi scollegare in qualsiasi momento la nota di credito dalla fattura accedendo su Documenti collegati. Scegli Azioni, Scollega documento per eseguire l'operazione.